Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salvatore, dal cuore della terra, diciamo te, oh Padre. Grazie, grazie. Ci hai donato Maria, dolcemente Maria. Tu sei l'unica via che ci porta al cuore di tuo figlio Gesù. Cantiamo a tutto il mondo che tu sei madre del cenacolo, madre di speranza e della vita nuova. Tu sei madre del cenacolo, forze per ritornare a casa. Tu sei madre del cenacolo che fa festa in paradiso per un figlio ritrovato. Dal Libro di Cielo, volume 18, 20 dicembre 1925. Figlia mia, le mie lacrime cominciarono fin dal primo istante del mio concepimento nel seno della mia mamma celeste, fino all'ultimo respiro sulla croce. Quante volte la mia cara mamma, guardandomi, restava trafitta nel vedermi tutto bagnato di pianto. E per il dolore di vedermi piangere, lei univa le sue lacrime alle mie e piangevamo insieme. E a volte ero costretto a nascondermi per dare sfogo al pianto, per non trafiggere sempre il suo cuore materno ed innocente. Altre volte aspettavo, quando la mia celeste mamma, per necessità, doveva occuparsi in altre faccende domestiche, per dare sfogo alle mie lacrime, per poter compiere il numero delle lacrime di tutte le creature. Volume 19, 6 marzo 1926. Dice Luisa: Amore mio e vita mia, Gesù, tempo addietro tu mi dicevi che volevi fare di me una copia della mamma mia celeste. Eppure di lei quasi nulla si seppe, dei tanti mari di grazia che ad ogni istante da te era inondata. Non disse nulla a nessuno, si tenne tutto per sé, né il Vangelo ne dice nulla. Si sa solo che fu la mamma tua e che diede al mondo te, Verbo eterno, ma tutto ciò che passò tra te e lei di favori, di grazia, lo tenne tutto per sé. Di me, poi, vuoi il contrario, vuoi che manifesti ciò che mi dici? Non vuoi il segreto di ciò che passa tra me e te? Io ne sono dolente. Dov'è dunque la copia che
che vuoi fare tra me e la mamma mia? Ed il mio dolce Gesù, stringendomi forte al suo cuore, tutto tenerezza mi ha detto: figlia mia, coraggio, non temere. Come fu della mamma mia, di cui non si seppe altro, se non ciò che fu necessario che bastasse a sapersi, che io ero il figlio suo, che per suo mezzo venni a redimere le generazioni, e che fu lei la prima in cui io ebbi il mio primo campo di azione divina nell'anima sua. E tutto il resto dei favori e dei mari di grazie che ricevette restò nel sacrario dei segreti divini. Ma si seppe la cosa più importante, più grande, più santa. Il figlio di Dio era il figlio suo, e questo per lei era l'onore più grande, che la innalzava al di sopra di tutte le creature. Quindi, sapendosi il più della mamma, il meno non era necessario. Così sarà della figlia mia. Si saprà solo che la mia volontà ha avuto il suo primo campo d'azione divina nell'anima tua, e tutto ciò che è necessario per far conoscere ciò che riguarda la mia volontà, come vuole uscire in campo, per fare che la creatura ritorni alla sua origine, e come con ansia l'aspetto nelle mie braccia, affinché non ci sia più divisione fra me e lei. Se ciò non si sapesse, come potrebbe sospirare questo gran bene? Come disporsi ad una grazia così grande? Se la mia mamma non avesse voluto far conoscere che io ero il Verbo Eterno e figlio suo, quale bene avrebbe prodotto la redenzione? Sempre volume 19, 9 marzo 1926. Il nostro dolore fu grande nel vederci respingerci questi grandi beni della creatura, e il nostro gioco d'azzardo per allora andò fallito. Ma per quanto fallito, era sempre un gioco divino che poteva e doveva rifarsi del suo fallimento. Perciò, dopo tanti anni, il mio amore volle di nuovo giocare d'azzardo, e fu con la mia mamma immacolata. In lei il nostro gioco non andò fallito, ebbe il suo pieno effetto, e perciò tutto le demmo e tutto a lei affidammo. Anzi, si faceva a gara, noi a dare e lei a ricevere. Vieni insieme con me innanzi al trono divino e vi troverai ai piedi della Maestà Suprema la fiammella della volontà della Regina del Cielo, che lei mise al gioco divino, perché per giocare bisogna sempre mettere qualcosa di proprio, altrimenti chi vince non ha che prendere e chi perde non ha che lasciare. E siccome io vinsi nel gioco con la mamma mia, lei perdette la fiammella della sua volontà. Ma felice perdita, con aver perduto la sua piccola fiammella, lasciandola come omaggio continuo ai piedi del suo creatore, formò la sua vita nel gran fuoco divino, crescendo nel pelago dei beni divini, e perciò potette ottenere il Redentore sospirato. Bellissimi questi tre paragrafetti. L'ultimo in particolare ci propone una nuova immagine molto bella. Ecco. Io tante volte mi rallegro leggendo questi scritti, anche nel contemplare la fantasia divina di Gesù, no? I paragoni così profondi e tratti da realtà così comuni per noi esseri umani, proprio per farci comprendere attraverso questi esempi cose grosse. Quindi caratteristica che è virtù di ogni prerogativa e virtù di ogni buon predicatore. Comunque, cominciamo dall'argomento lacrime. E Gesù e Maria hanno pianto tanto durante la vita terrena. Gesù stesso ha detto: beati gli afflitti, perché saranno consolati, nel Vangelo di San Matteo. E nel Vangelo di San Luca ha detto: beati quelli che ora piangono, perché rideranno. Quindi facendo esplicitissimo riferimento a questo. Ci sono anche due coroncine devote. La coroncina delle lacrime di Gesù e la corona e il rosario alle lacrime della Madonna, che sono due gesti di devozione molto,
molto belli, molto santificanti. E cosa erano queste lacrime di Gesù e di Maria? Uno, Gesù lo spiega, no? Per poter compiere il numero delle lacrime di tutte le creature. Vuol dire che Gesù ha pianto tutti i pianti della razza umana nella divina volontà, quindi rifacendo tutti i pianti degli uomini. Questo è sicuro, questo qui, come tutti quanti gli altri atti inerenti alla vita di ogni essere umano, presente, passato e futuro, che sono stati da lui rifatti tutti nel divino volere e messi quindi a nostra disposizione. Ma certamente il pianto di Gesù era anche un altro pianto, no? Quello di cui parla, per esempio, nella seconda ora della Passione, nel Getsemani, quando spiega il senso più profondo della frase «Allontana da me questo calice», no? E che è il pianto nel vedere la divina volontà respinta dalle creature e vedere le creature andarsi a sfracellare. Questa è stata la cosa più dolorosa per Gesù e per Maria. È un pianto santo questo qui, no? Certamente. È un pianto di dolore, quasi, come dire, quasi di pentimento vicario si potrebbe chiamare, no? Perché molto dovrebbero piangere chi si allontana dalla divina volontà e che si instrada verso la via della perdizione, no? Molte sono le lacrime che ci vogliono, adesso noi abbiamo un pochettino perso queste cose, no? Però la prima forma di lacrime sante è quella di piangere i propri peccati, ma piangerli santamente, no? Non si piange né di disperazione, mai, per nessun motivo, né di superbia, perché uno può piangere anche di superbia, cioè non accetta di aver fatto un sacco di peccati, oppure pensa che non ci sia più rimedio. Lacrime sante è piangere perché abbiamo offeso nostro Signore, perché abbiamo disprezzato il suo amore, perché abbiamo chiuso le porte alle sue grazie, perché gli abbiamo dato il dolore di vederci avvoltolati nel fango, o lontani dai suoi voleri, o ribelli, o protervi, o superbi. E qui c'è da piangere tanto, tantissimo anzi. Le altre lacrime sante che noi possiamo avere, che Gesù aveva, era piangere appunto sui peccati del mondo, oltre che sui peccati propri. Altre lacrime sante che possiamo avere noi, ma Gesù e Maria l'hanno avuto, diciamo, reciprocamente l'uno con l'altro. Uno è piangere sui dolori di Gesù e di Maria. Piangere sul compatire i loro dolori, fare nostri i loro dolori, no? E qui Gesù ce lo spiega. Se la Madonna vedeva piangere Gesù immediatamente, si addolorava, e piangeva con lui, no? Piangeva con lui e per lui, perché non avrebbe mai voluto vederlo piangere di dolore per gli uomini, no? E anche Gesù, ecco, cercava di evitare, insomma, di far piangere la mamma, perché questo le dava un dolore ancora più grande, ancora più forte, no? Queste perle preziose che abbiamo dai nostri occhi, guai a chi non le adopera. Bisogna fare attenzione che anche qui, no, le lacrime sono un po' come le sofferenze. Non tutte le sofferenze sono santificanti, sono santificanti le sofferenze che si vivono in unione con la Divina Volontà, così come santifica il pianto santo, come già ho accennato. Non santifica il pianto come espressione di dolore umano, peggio ancora come espressione della nostra volontà frustrata, no? Fino alle lacrime, o come dire, espressione semplicemente del dolore fisico-spirituale che uno vive e che sfoga nel pianto, no? Queste sono lacrime umane, certamente degne di compassione e di comprensione, ma non sono lacrime sante, non sono lacrime santificanti, no? Così come non basta che una persona soffra perché si santifichi nella sofferenza, ma occorre che accolga la sofferenza e la santifichi. Non basta che una persona sia povera per andare in paradiso, no? Occorre che accolga e accetti con amore la sua condizione di povertà, considerandola un privilegio, senza invidiare i ricchi, d'accordo? O augurargli il male.
perché prima della povertà esteriore viene la povertà di spirito, e la povertà esteriore è meritoria quando è accolta e accettata serenamente o abbracciata volontariamente per amore di Dio, eccetera, no? Secondo paragrafetto, ecco anche qui attenzione, è un argomento molto importante sia nella divina volontà che per quanto riguarda la nostra esistenza, no? Come nel primo l'argomento importante era appunto il pianto santo di Gesù e di Maria e quindi il pianto santo nostro, perché vivere nella divina volontà è anzitutto rifare i nostri gli atti di Gesù e di Maria, non solo quelli che hanno fatto per noi, ma anche quelli che hanno fatto come il nostro esempio, e imitarli. Anche qui, è vero, della Madonna non si seppe quasi nulla, se non ciò che fu necessario, che bastasse a sapersi. E questa è una cosa molto importante, che riguardano soltanto i nostri rapporti personali, no? Quindi anche un pochino tutto quanto il tema anche della riservatezza, del non ostentare mai, insomma, le cose spirituali, del fare attenzione alla grande tematica ascetica e mistica, no? Dei segreti del re che non si svelano. Se ne può parlare soltanto, se ne può, anzi se ne deve parlare quando ci sono e quando c'è questa figura con il padre spirituale, basta, non bisogna sbandierarli, sventolarli in giro, no? Però c'è anche un'altra cosa, cioè noi dobbiamo ricordare che Dio non fa e non dice ordinariamente mai nulla di più di ciò che non sia necessario. È una cosa molto importante questa, perché il non necessario è inutile oppure foriero di indebite curiosità e a Dio non piace. È vero, come dice San Luigi Maria Monforte, che la Madonna anche ottenne che si parlasse il meno possibile di lei perché voleva scomparire e lei amava essere nascosta, e che emergesse il suo figlio Gesù, perché la vita di Maria era e sempre sarà questa, no? Far emergere e dare vita al suo Gesù. Lei non vorrebbe, non vuole anzi, assolutamente fermare nessuno alla sua persona, ma essere il tramite privilegiato per il nostro incontro con Gesù. Maria non esiste per se stessa, esiste per Gesù. Però questo ci dà anche una lezione e anche ci spiega il motivo per cui a Dio non si chiedono i perché, non si fanno indagini. Se una cosa è necessaria che tu la sappia, il Signore farà in modo che tu la possa sapere, o la possa comprendere, o ci possa arrivare. Ma se non la dice, non la spiega, vuol dire che non è necessario per te saperle. E quindi indagarvi sopra è peccato. Perché sulle cose che non è necessario sapere, non bisogna indagare. Basta e avanza la fiducia e l'abbandono in Dio. È così, cioè certamente sarebbe uno spettacolo estasiante conoscere i misteri della vita della Madonna, no? Uno potrebbe pensare, ma se li conoscessi mi innamorerei, insomma, della grazia, ma non è importante. Cioè, lui dice, ti ho detto che è diventata la madre di Dio. Cosa potrà essere stata una cosa di questo genere? Questa è la cosa più importante, il più contiene il meno, e quindi non è necessario approfondire il meno. Ecco, però questo discorso ovviamente è stato fatto, cioè il criterio del necessario è un criterio che va sempre valutato nelle circostanze concrete. Nel mondo della divina volontà, tante volte ho avuto modo di dirlo, si sperimenta da un lato la libertà, quella che San Giacomo Apostolo chiamava la legge della libertà, che è stupenda, perché chiama in causa la responsabilità personale ed anche ovviamente poi il discernimento, cosa è necessario in queste circostanze concrete, in relazione a questo problema concreto, con questa persona concreta, eccetera, no? Allora, Gesù nel Vangelo dice che di ogni parola inutile sarà chiesto conto, Vangelo di Matteo,
agli figli degli uomini nel giorno del giudizio, nel giorno del giudizio. La parola inutile, la parola oziosa. Quante chiacchiere che si fanno inutili, no? Allora, i cristiani certamente non sono taciturni, no? Quando si sta, come dire, in vita fraterna, insomma, la persona che non parla non è una persona santa, è una persona che deve imparare a stare in mezzo ad altre persone, perché tenere una conversazione, fare una buona conversazione, non prolifica di parole, ma garbata e cortese, è una proprietà della carità. Quindi l'essere taciturni non è una virtù, ma non è neanche una virtù essere chiacchieroni, di parlare troppo, a vanvera, di cose non necessarie, di cose che non è prudente, di cui non è prudente parlare, di cose personali. D'accordo? Oggi c'è questo vizio alimentato anche sui social network, insomma, io lo constato anche in maniera un pochino imprudente, no? Cioè, per esempio, parlare di cose personali per iscritto, via mail, a volte anche molto molto delicate, no? Insomma, io ogni tanto esorto, insomma, le anime, diciamo genericamente, figlio mio, figlia mia, abbi pazienza, no? Ma non è né opportuno né prudente, insomma, no? Le mail non sono, insomma, strumenti che garantiscono la riservatezza al 100%, anzi. E comunque lasciare per iscritto qualche cosa che riguarda la nostra sfera intima, ma non va bene, no? Cioè, se Santa Madre Chiesa ha stabilito che la confessione sia blindata dal sigillo e sia auricolare, ricordando le parole, le massime dei latini, che verba volant, e poi sono bloccate al sigillo sacramentale, perché il sacerdote non può dire assolutamente nulla di quello che ha sentito lì dentro, ma ci sarà un motivo, no? Perché certamente di problemi personali e delicati è necessario a volte parlare con una persona che ti possa aiutare, ma al momento opportuno, nella forma opportuna, nella sede opportuna, no? La divina volontà è un cammino che ci raffina anche in tutte quante queste cose, no? Noi non possiamo avere una lingua senza padroni se vogliamo vivere in questo mondo, assolutamente. Non è possibile. La Madonna ovviamente si attiene a questo canone divino e mai, mai dice ciò che non è necessario, mai. Non vuol dire che parla sempre poco. Ordinariamente la Madonna non parla molto, ma anche qui dipende dalle circostanze, dipende dal perché parla, dipende da quali sono i suoi obiettivi, da quali sono i suoi interessi. Abbiamo apparizioni mariane, per esempio Fatima, ci sono state 6 apparizioni, la Madonna non ha parlato tantissimo. Lasciando stare per ora Medjugorje, che è ancora sotto osservazione del discernimento della Chiesa, per cui non si possono formulare. C'è un'apparizione da pochissimi conosciuta, ma riconosciuta, che sono le apparizioni a Lo in Francia, che durarono per anni, dove la Madonna parlò tantissimo. Quindi, dire la Madonna parla poco dipende dalle circostanze, dipende. Ho citato Lo perché è l'unico, perché è un caso riconosciuto dalla Chiesa, ma ci sono vari altri siti o fonti mariani che sembrano attendibili, e il verbo sembrare è obbligatorio fino a quando Santa Madre Chiesa non si pronunci sulle questioni, e dopo la Madonna parla molto di più di quanto ha parlato a Fatima o a Lourdes. Quindi la Madonna non è che parla tanto o poco, la Madonna dice il necessario, che possono essere 2 parole o più di 2 parole, a seconda delle circostanze, del contesto storico, del momento, dei suoi progetti, di quello che intende fare, eccetera, no? Ecco, l'occasione di questo discorso sulle cose necessarie era data da questa lamentela di Luisa.
di non essere trattata come la Madonna che aveva blindato, invece le cose dovevano essere rese in pubblico, no? E Gesù spiega che la sua funzione appunto era quella di rendere nota, il dono della divina volontà, e perché ciò che non si conosce non si può sospirare, e ciò che non si sospira e si desidera non può essere oggetto di disposizione perché possa essere ricevuto da parte dell'anima, no? E quindi la invita a rassegnarsi in questo modo. E adesso veniamo ai giochi d'azzardo di Dio. Dio gioca d'azzardo. Oggi abbiamo imparato questa cosa nuova. Lo dice lui. Il nostro dolore fu grande nel vederci respingere questi grandi beni della creatura, e il nostro gioco d'azzardo per allora andò fallito. Gesù ha giocato, Dio ha giocato d'azzardo con Adamo ed Eva. Ha giocato d'azzardo. Io queste cose, per esempio, sono completamente mi lasciano, come dire, sconcertato. E mi lascia sconcertato perché uno dice, ma lo sapeva Dio che Adamo ed Eva avrebbero peccato? Ma allora, Dio non può ignorare il futuro, è impossibile. Quindi, per la prescienza, Dio conosce tutto. Eppure gli era donato lo stesso. Gesù sapeva che Giuda avrebbe fatto una brutta fine? Sì. Eppure Giuda andò a predicare insieme agli altri 12, quando Gesù li mandò, li inviò. Possiamo certamente pensare, quando tornano gli apostoli, dice i demoni, abbiamo cacciato i demoni, Gesù ha detto guarite i malati, risuscitato i morti. Giuda avrà fatto qualche miracolo? Non lo sappiamo, però dal contesto del Vangelo quello ha inviato i 12. E quindi i miracoli li hanno fatti tutti. E quindi tranquillamente è possibile che Giuda abbia fatto un miracolo, cioè Giuda, insomma, il più grande peccatore della storia, quello che l'ha fatta grossa quanto una casa, insomma. Io dinanzi a queste cose rimango, lo so che è sicuramente un mio limite personale, ma in contemplazione. L'unica cosa che ne traggo è la reale nostra libertà e, come dice San Paolo, un po' di timore e tremore, no? Quando dice attenzione a chi crede di stare in piedi, badi di non cadere, nel senso che hai ricevuto tanti doni, hai ricevuto tante grazie, non stare troppo a crogiolarti, né stare troppo sicuro, perché se non le custodisci, se non le alimenti, se non vi corrispondi, tu quelle grazie le perdi. Ci abbiamo casi eccellenti, ci abbiamo, sono tantissimi nella storia. Ovviamente qui torniamo poi al paragrafetto primo. Quanto ha pianto Gesù su un Giuda, per esempio? Uff. Ha giocato d'azzardo. Sapete, quando uno gioca d'azzardo, quando uno perde delle grosse cifre, è incredibile. Gesù deve rigiocare perché si deve rifare, no? Si dice anche nel parlare comune. E Gesù dice, guardate, il nostro gioco d'azzardo per allora andò fallito, ma per quanto fallito era sempre un gioco divino che poteva e doveva rifarsi del suo fallimento. Adesso dobbiamo fare il secondo round. Rigiochiamo, vediamo se riusciamo a vincere. E giocano con la Madonna, la Santissima Trinità. Adesso giochiamo con un'altra. Vediamo che succede. E si portano al trono ai piedi della Santissima Trinità la volontà di Maria Santissima. Hanno vinto stavolta. Il gioco d'azzardo è andato bene. Hanno vinto. La volontà, la fiammella, bellissima questa immagine, no? Della volontà della Regina del Cielo davanti al trono divino. Per vincere bisogna metterci qualcosa di proprio, no? Allora, noi vogliamo giocare d'azzardo con Dio? Ecco questo, passiamo subito al dunque. Vogliamo giocare con Dio? Vogliamo farlo questo gioco? Il gioco è fatto così. Dio scommette la sua volontà. La investe, la punta. E noi dobbiamo puntare in cambio la nostra volontà. Qui si vince in due o si perde in due. Non ci sono vinti o vincitori.
Perché se vince Dio, vinco io. E se vinco io, vince Dio. Se perde l'uno, perde anche l'altro. Gioco d'azzardo perché? Perché se noi diamo la nostra volontà, diamo tutto. E se Dio ci dà la sua divina volontà, dà tutto di sé. Gioco d'azzardo è d'azzardo, eh? D'azzardo non è che tu giochi d'azzardo se vai al casino e punti 10 euro sulla roulette. Giochi d'azzardo se vai al casino e sei pronto a farti secco il patrimonio. Il gioco d'azzardo è quello. È chiaro che questo è un paragone, ma è Gesù che lo fa, no? Quindi significa che o torni dal casino ricco sfondato o esci dal casino sull'astrico. Questo è il gioco d'azzardo. Tutto per tutto. Gesù interpreta il gioco come una vittoria. Dice: io vinsi e la mia mamma perse perché ho vinto la sua volontà, ma felice perdita. Con avere perduto la sua piccola fiammella, forma la sua vita nel gran fuoco divino e crescendo nel pelago dei beni divini, ottiene il redentore sospirato. C'è un po' un eco, no? di un bel pensiero di Blaise Pascal, che dice che la fede è una scommessa. Lui lo diceva in un senso, insomma, un po' discutibile, però c'è questa dimensione, no? E qui bisogna vedere se vogliamo farci questa bella partita a Chemin de Fer con la Santissima Trinità, insomma, no? Ecco, quindi a fare banco e a giocare tutto, sperando che il nostro Signore vinca la nostra volontà, quindi sperando di perdere, perché noi possiamo vincere la sua. Bellissima questa immagine, davvero molto, a mio avviso, molto molto suggestiva e molto espressiva. Bene. Bene, Santa Vergine Maria, oggi abbiamo scoperto che tu e l'Altissimo siete due giocatori d'azzardo, quindi che ci danno anche questi belli e spregiudicati esempi, insomma, no? E che possiamo davvero, davvero imitarli. Poi abbiamo riscoperto il fatto che tua imitazione della Santissima Trinità, ecco, stai al criterio della riservatezza e della necessarietà delle cose. E abbiamo imparato, ho rispolverato, ecco, l'importanza delle nostre lacrime sante, e noi ti chiederemmo di segnarsi a piangere sui tuoi dolori e su quelli di Gesù anzitutto, che a mio modestissimo avviso sono le lacrime meglio spese, sono le lacrime più sante di tutti. C'è molto da piangere, purtroppo, perché gli uomini continuano a trafiggere. Oggi è sabato, il tuo cuore immacolato, il cuore di Gesù, nel gelo del peccato, nella freddezza, dell'indifferenza, dell'andarsi a sfracellare,
nelle spire del male. E questo dilania i vostri cuori, fu ed è oggetto delle vostre lacrime, deve essere oggetto anche delle nostre. Che possiamo avere la beatitudine, beati coloro che sono nel pianto, perché saranno poi consolati. Un pianto santo, come, e quindi un pianto bello, ma una partecipazione comunque profonda e vera ai vostri dolori. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.